Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Darman. Siamo tornati in un nuovo video. Ragazzi, andiamo oggi a recuperare i 4 giorni del calendario dell'avvento che a causa di imprevisti non sono riuscito a portarvi, quindi scusatemi questi 3-4 giorni di assenza, ma ho avuto un po' di imprevisti, quindi non sono riuscito a caricare video e a caricare neanche il calendario dell'avvento. Quindi recuperiamo i 4 giorni del calendario dell'avvento e oggi ragazzi ho trovato un giochino su PlayStation Plus, usciva LEGO Villains, quindi vorrei andare a provare insieme a voi questo gioco, vediamo di che parla, vediamo com'è fatto, insomma. Prima di iniziare però andiamo ad aprire i nostri 4 giorni calendario dell'avvento di Dragon Ball. Allora, apriamo il primo. E ci esce, ragazzi, Nappa dovrebbe essere. Ditemi se mi sbaglio. Scrivere nei commenti. Niente, riesco a metterlo a fuoco da vicino. Comunque dovrebbe essere Nappa. Fighissimo. Ok. Niente, da vicino non me lo metto a fuoco. Siccome non c'ho il controllo della fotocamera da qua, lo faccio vedere così. Perfetto, questo è il primo. Poi andiamo a vedere il secondo, perché sono 4 giorni, quindi 4 pupazzetti che andremo ad aprire. Tolto Nappa, vediamo chi c'è dopo. Questo credo che sia Gohan Baby, perché c'ha i capelli, o Gohan o Goku, in realtà c'ha i capelli marroni, quindi Vegeta non può essere perché c'è uscito l'altra volta e quindi è, però lo faccio vedere da vicino, non so se se si capisce. I capelli sono tipo vellutati. Non lo so, quei capelli marroni non riesco a capire chi possa essere. Lo faccio vedere ancora da più lontano perché da quello che vedo, solo mettendolo lontano me lo metto a fuoco. Vabbè, comunque. Questo è il secondo. Poi andiamo ad aprire il terzo. Raddish, bellissimo Raddish, ragazzi, cioè i capelli fighissimi. Guardate qua. Sì, vabbè, se lo riesco a mettere pure dritto. Raddish è spettacolare, bellissimo. Lo faccio vedere da vicino, non a fuoco. Ok, guarda che spettacolo che è, bellissimo. Va bene. Quarto e ultimo. Andiamo a vedere chi c'è sta. È sempre Gohan, ragazzi. O Gohan o Goten. Anche questo aiutatemi a capirlo, perché forse è Goten perché c'ha il codino. Ok, Gohan barra Goten, scrivetemelo nei commenti se lo capite voi chi è, se siete più certi di me. Ok, bellissimo, bellissimo. Lo provo a avvicinare, niente, non mi piace proprio. Lo metto a fuoco, vediamo fino a dove lo metto a fuoco. Ma niente, vabbè. Dobbiamo migliorare sta cosa del focus. Va bene, la miglioreremo. Detto questo, ragazzi, vi faccio rivedere tutti e quattro. Nappa, Raddish, Goku o Gohan Baby e Gohan o Goten. Scusate, ecco, lo metto di qua. Detto questo, ragazzi, direi di chiudere la storia del calendario dell'avvento. Per questo ci vediamo domani e andiamo a giocare a LEGO Villains. Eccoci qua, ragazzi, siamo su LEGO DC Super Villains. Allora, vi ho fatto vedere l'intro senza la cam per farvelo godere al meglio, anche perché l'ho avviato adesso, quindi ho visto che c'era l'intro e ve l'ho voluto far vedere così, insomma, lasciandovi un po' di suspense, un po' di farvi entrare al meglio nel gioco.
Ok, va bene, ok, andiamo. Facciamo subito una nuova partita. Se invece giocate con i... No, mettiamo che sono un novellino, perché sinceramente i giochi di Lego non mi ricordo di averci giocato negli ultimi anni, quindi partiamo da zero. Eccoci pronti. Ci segnalano un'intrusione alla Wintec. Risultano risate e gas verde. Questo sarà il commissario Gordon. Sto andando sull'isola di Stryker col sospettato speciale. Chiami il detective Bullock, si occuperà lui del... Sì, d'accordo, capo. Eh sì, è Gordon sicuro. Ah, qui a Metropolis c'è sempre il sole. Al contrario. La domanda è, noi utilizzeremo Batman o Joker? Commissario Gordon. Salve agente, mi stanno aspettando. È tutto pronto? Certo, voglio dire... Sì, signore. La ringrazio, agente. Buona giornata. A lei, signore. Ma dopo vi metto i sottotitoli, ragazzi, perché... Oh. Ecco. Se lo siamo giocato. In genere preferiremmo non chiedere aiuto a uno con la sua... Qui dovremmo stare ad Arkham, se però non sbaglio. L'esperienza di chiunque in queste faccende. Che è il... Era un suo parere. Credo che siamo Arkham, che è il manicomio, insomma, di Gotham City. Allora... Voglio ammetterlo, ma questo è un po' fuori dalla mia portata. Personaggio personalizzato, predefinito, casuale, personalizzato. Allora ragazzi, scegliamoci pezzi di testa. Tanto non è che ci abbiamo tanta roba. Ah, ok. Ci mettiamo una cosa tipo... Scusate, visto che possiamo personalizzare. Vediamo questi verdi. Te, metterei questo. O questo o questo. No, questo ci piace. Una cosa del genere. Ok. Poi... Eh no, questo abbiamo già fatto. Ok, poi pezzi di testa. Aspetto. Ok, vediamo qua che cambiamo. Ah, ok, la barba e i baffi. Oppure accessori vari. Ecco, metterei un cravattino. Sì, il cravattino ci mettiamo. Poi scrivetemi nei commenti se vi piace come sta avvenendo. Personaggio, no, direi la macchina così, no, neanche il tutù. Vediamo se troviamo. Saranno rimosse altre, dovete proseguire. Eh sì, per forza. Ah, ecco, vedi questo? Sì, mi piace così, quasi quasi. Devi mettere proprio le ali, oddio, da farfalla. Meglio così, a posto. Gli mettiamo proprio la coda. Sì, non mi dispiace. Stiamo a fare una cosa un po' pazza, un po' alla come vi è vi è. I capelli glieli mettiamo così. Non so che ci ha tolto, ma in realtà sì, i capelli li lasciamo così, ragazzi. Però il colore gli vorrei scegliere dei capelli. Ah, vedete, stanno i capelli da Harley Quinn. No, vorrei scegliere il colore dei capelli. Si può? Sì. Vediamo un po'. Ah, modifica colore, eccolo qua. Gli li metto. Ok, tipo azzurri così. Anzi, blu. Ok. Perfetto. Capelli anche l'abbiamo fatti. Andiamo a sceglierci le braccia. Le braccia mettiamo. Ah, queste tatuate. Vediamo sotto che c'è sta. Beh, sotto è tutto bloccato. Allora, metterei blu così. Visto che siamo tutti blu, cerchiamo di rimanere. Ok, in tema. Che sennò così com'è? No, no, preferisco così blu. Perfetto. E poi, credo, le gambe. Vabbè, questi accessori... Oddio. Però fatemi vedere un attimo, perché togliamo i capelli. A questo punto gli mettiamo un bel accessorio. Che, dicendocela tutta, ci potevano mettere direttamente tutto... Vabbè. Tutto nella parte capelli. Sì, così mi piace. O così.
Meglio così, bellissimo. Scusate un attimo perché ho visto qua. Aspetta. Aspetta un secondo perché facciamo una cosa ancora meglio. Gli mettiamo tipo questa. Toh, guarda che roba. Però gliela mettiamo sempre blu. Perfetto, facciamo tipo... Ok, poi dopo ci andiamo a risistemare un attimo gli occhi. Le mani. Vabbè, il colore gliele metti... No, le mani le lasciamo così. Il corpo. Ok. O ci facciamo tipo super musco... Così, tipo super muscolosi, sì. Super muscolosi. Colore però sempre... Lo mettiamo... se lo troviamo rosa. Vatta a pesca, mo. Vabbè, facciamo così. Facciamo tipo stile Hulk. Sì, dai. Facciamo tutto colorato. Anche perché non trovo rosa, quindi... Aspetta, però a meno che non gli possiamo mettere... Vabbè, no, queste sono quei numeri. No, va bene. E poi ci andiamo a scegliere... Ah, i mantelli. Che cos'è questo? Alfred, Lego 2 il film. Ah, aspetta, che questo non capisco che cosa sia. Ah, proprio esultanza? Che cos'è sta roba? Scusatemi, eh. Ah, la vita. Ok, sì, mettiamo questa. La vita la mettiamo verde, chiaramente per abbinarci al petto. E i mantelli. A questo punto chiaramente va via la coda. Cioè, perché non mettono tutto insieme? Te fai mettere prima la coda e poi mi fa scegliere il mantello. Vabbè. Il mantello è... beh, chiaramente lo sceglieremo blu, perfetto. E il colore davanti nero. Sì, facciamo una cosa così, proprio perfetto. A posto, ragazzi. Diciamo che questo, anzi no, scusate un secondo perché voglio andare a modificare gli occhi a quel punto. E gli occhi li mettiamo normali perché a questo punto, avendo... Ok, possiamo pure... o così? No, li lasciamo normali. Ok, ci stanno gli occhiali sotto, ma tanto siamo coperti, quindi non ci frega niente. Meglio ancora. Ok, precisi, dai. Con gli occhialetti pure da vista. Siamo pronti, ragazzi. Abbiamo messo esattamente 10 minuti solo per creare questa roba. E possiamo andare avanti. Il nome sarà sicuramente Denarman, il nostro supereroe. Pronti, via. Eh sì, se andiamo avanti. Sicuro che continuare la storia? Sì, pronti. Ok, non so veramente qual è lo scopo del gioco, ragazzi. No, lo sto provando adesso con voi, l'ho scaricato. Ho detto lo proviamo, lo portiamo sul canale, quindi... Il laboratorio di cui parlo apparteneva a un suo vecchio... Non so neanche proprio quale sia lo scopo del gioco, come sia il gioco, non so niente. In ogni caso non capisco cosa c'entri io con quel furto. Eravate entrambi coinvolti nel progetto Ameso, o sbaglio? L'androide che era in grado di rubare i poteri dei supereroi, certo. Se il sospettato avesse acquisito capacità simili, potrebbe costituire una gravissima minaccia. Può darsi che se lei decidesse di collaborare con noi, potremmo considerare l'idea di ridurre la sua condanna. Mm. Molto bene. Non nutro il benché minimo interesse per l'ennesimo... Eccoci! Mamma che fighe che siamo! Completino. Grazie! Che parla molto. Qualcuno che spettacolo! L'uniforme... Aspetta, eccola qui! Cosa? Ah, vedi, questo è... È il Lader! Che è una donna! Ben arrivata, Mercy. Meglio tardi che mai. Ammazza, oh, che figo il vestito. Ora dobbiamo fuggire, ok? Ah, vedi, noi siamo i cattivi. Il più grande genio criminale. Giustamente, Lego Villains, non potevamo essere buoni. Sembra abbastanza evidente. Sì, basta che ci fai provare un po' il gioco.
Ora, ammorbati un po' dalla storia, va bene, ma faccio giocare pure, perché sennò così non capiamo niente. Allora, credo che iniziamo qua. Intanto, ragazzi, metto un attimo pausa, vi metto i sottotitoli medi, diciamo che dovrebbero andare bene, perché così almeno guarda, riusciamo a... Presto saremo fuori. Ok, col quadrato sei cazzotta. Adesso che riusciamo a superare quei laser. Tranquilla, Mercy. Aia, i comandi sono anche dai, infame. Vediamo di trovare un modo per lei. Ok. Allora, i cuoricini. Yeah. Tanto la due cazzotti in bocca, va. Ah, abbiamo pure la super mossa così. Che la faremo qua. No. Allora, intanto cerchiamo di prendere i pezzi Lego, perché da quello che ho capito i pezzi Lego ci servono. Non so cosa, ma ci serviranno. Dai. Dobbiamo dominare pure una poliziotta, ma non ci facciamo scrupoli. Dai. Pure un'altra carcerata donna. Ma non ci frega niente, noi veniamo a tutti. Dai, dai. Spacca tutto. Ah, vedi, dice L3. Aspettate, poi premo L3. Che fa? Ok. Tieni premuto cerchio. Ok. Se bisogna premere per... ok, sì, ho capito. Ma come lo famo a fare sta cosa? Non ho capito bene come facciamo a fare quella cosa. Comunque, vabbè, proviamo un attimo ad andare avanti. Magari ci servono pezzi da prendere. Aspettate, spacco un altro po' di roba. Ok. Sì, io l'ho capito, i premere L3. Non me lo ripeto ogni 10 secondi. Ah, eccolo. Ok, adesso abbiamo capito dove dobbiamo utilizzare il cerchio. Tocca cerchio. E apriamo la porta. Oh. Che abbiamo compagnia. Non tollero le interruzioni. Guarda qua. Ricordiamogli con chi hanno a che fare. Ah, vedi, perché siamo noi. Cioè, qua c'è l'ex Luthor. Non ho capito chi è lei. Ok, altro tutorial. Ok, col triangolo. E che fa? Bah, vabbè, vediamo. Ah, ok. Cambi personaggio. Perfetto. Prendo il... Aia. Premendo il triangolo, cambi personaggio. Ammazziamo tutti sti poliziotti. Ok, altro tutorial. E beh, questo abbiamo capito. Quindi dobbiamo andarcene da là. Ok. Non dovrei avere troppi problemi a occuparmene. Perfetto, lei si arrampica. Certo che posso. L'ex Luthor. Spacchiamo questo. Distruggiamo tutto. Praticamente lei è quella che si arrampica sui muri. È la... è quella che è capace di fare parkour. Abbiamo distrutto tutto, tutte le barriere. No, ma io li voglio riutilizzare il mio. Ok. Ah, non lo utilizza per forza lui. Quindi qua adesso... che famo? Ah, tocca cerchio. Ah, ok. Ho capito. Perfetto. Distrutti pure i cannoncioni. Montiamo non so che cosa. Vediamo un po' con i pezzi Lego. Che è sta cosa? Saliamo su con l'ex Luthor.
Si occuperà senza alcun problema. E apriamo un'altra porta. È il casino perché qua è tutto di cooperazione, ragazzi. Quindi con uno fai una cosa, con altro fai un'altra. Già lo vedo che è abbastanza incasinato come discorso. Tocca passare sotto. Ok. Siamo usciti dal manicomio. Non sarà un problema per qualcuno geniale come me. Ma mi fate riutilizzare il mio? Dai, Gesù. Che qua c'abbiamo il villain Denarman. Ok. Allora, tieni premuto quadrato. Ho capito, come faccio a premere quadrato? Come faccio a mirare? Perfetto, premi cerchi nei panni, per mirare agli agganci. Rapino, ok. Perfetto. Tira, tira, tira. Ok, abbiamo aperto il ponte. Quindi andiamo avanti. Poliziotti a raffica. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi sembra un gioco interessante, se vi fa schifo, se... comunque avete consigli da dare, se ci avete già giocato, insomma fatemi sapere qualcosa. A me mi sembra abbastanza incasinato come gioco, devo dire la verità, un po' particolare, però vediamo un attimo come si mette. Questo chi sarebbe? Solomon Grandi? Infatti. Grandi tornato. Non gridare, Grandi. Sei così chiassoso che sveglieresti anche i morti. Senza offesa. I miei vecchi. Toglietevi dalle palle. Che bello riaverti con noi, Cheetah, Grandi. Spero davvero che tu voglia farci uscire da qui, Luthor. Chi hai portato con te? Ok. Nuovo amico per Grandi? Non vorrei rovinare questo bel momento, ma non dovremmo andare. Ok, andarci. Qua non possiamo passare. Giusta osservazione, tesoro. Per farlo, però, dobbiamo prima attivare l'ascensore. Come lo attiviamo l'ascensore? Ok, qua. Montiamo tutto. Ma che lui non può montare, scusa. Le mani mi pare che ce l'abbia. Ok. Triangolo. Ok, penso che ci deve andare lui. E via. Ok. Sempre andiamo dei parkour. Vai, vai. Spacca tutto. Distruggi tutto. Sì, è molto un platform un po' basico. Un po' un platform basico come gioco. Cioè, niente di eccezionale, però insomma, simpatico da provare. Devi spaccare tutto, devi prendere i vari oggettini vari. Qua distruggi tutta la roba. Ok. E mo penso che dobbiamo attivare l'ascensore, che abbiamo effettivamente attivato, ragazzi. Quindi facciamo salire. La cosa che non capisco è che mi fai creare affare. Ah, vedi, possono illuminare le aree buie. Quindi prendiamo lei. Cioè, che mi fa prendere il personaggio. Ok, quindi vai, costruisci tutto. Se inizi a costruire, vai, vai. Perfetto. E saliamo sopra dall'altra parte. Andiamo dai nostri amichetti. Ok, qui bisogna. Ok, fai cerchio. Ah, qua bisogna fare un puzzoletto. Ok. Qui bisogna cercare
Sì, è un po' basic come gioco, ragazzi, niente, ripeto, niente di eccezionale, però. Sì, ho capito. Però, insomma, poteva essere molto peggio. Perfetto, abbiamo risolto l'enigma. E che succede se apri la porta di qua? Eccoci. Dai che siamo pronti. Ecco fatto. Perfetto. Andiamo. Andiamo, se ne va. Ma non dovevamo fuggire dalla prigione. Qui stiamo andando nella direzione opposta. Sì, anche Grandi sa questo. Un po' di pazienza. Molto presto capirete. Vabbè, molto presto capiremo. Non si sa che, ma molto presto capiremo. Va bene. La nostra fermata. E ora dove siamo? La camera di contenimento. Quello è il nostro obiettivo. Bella, Kiki! La saluta. Ok. Che fai? Che divento? Amico di Grandi. Il fumo. La recluta la. Mi sto trasformando in che? Diamine possibile. Ha acquisito i superpoteri. Proprio come il progetto ammeso del professore. Che superpoteri ho? Vediamo se queste nuove abilità possono tornarci utili. Eccoci pronti. Superpotere scatenato. Vediamo che ci abbiamo. Ah, vedi? Raggio calorifico. Personalizzazione abilità. Vediamo che possiamo personalizzare. Comunque la figata è poi personalizzare tutto. Lo stile raggio. Questo invece è... No. Così, così ci piace. O così. Così, perfetto. Colore del raggio. No, bianco, assolutamente. Lo mettiamo... Verde. Così. Proprio un bel colore luminoso. E poi con tutte e due. Sì, con tutte e due le mani. Tipo onda energetica. Dal petto, forse dagli occhi. No, facciamo tipo onda energetica. Ok. Perfetto. Sì, continua. Ok, ragazzi, ci abbiamo la nostra onda energetica fucsia. Rivediamola. Tenendo premuto cerchio, facciamo questa roba qua. Ok, continuiamo la storia. Altre misure di sicurezza. Che cosa c'è là dentro, Luthor? Non mi piace restare all'oscuro di tutto. Smettila di lamentarti, Cheetah. Tra poco lo vedrai. Che è successo? Bordelli? Niente, ok. Ah, poliziotti qua che tranquillamente se la girano senza rendersi conto che... vedi? No, siamo morti, ragazzi, non... Oh, e dai, su. Minacciato da feccia come voi? Sì, il casino minare, ma ce la possiamo fa. Oh, abbiamo distrutto pure sta roba. Oh, c'è Joker qua. Dov'è? Questa Joker. Da qualche pizzo, non so dove. Scusate, sto cercando un attimo bene, a volte, insomma, non è proprio semplicissimo. Dai, spostate un po'. Qua tocca decriptare. Mi occuperò senza alcun problema. Sì, proprio senza alcun problema. Vabbè, sì, diciamo che è abbastanza semplice, dai, potrebbe essere molto peggio. A posto, decriptato il simbolo segreto. E sali. Tocchiamo pure questo, sblocchiamo tutto. Ok, il primo è andato.
Ne resta ancora uno e poi è fatta. E dov'è l'altro? Grandi vuole sapere cosa c'è dentro. No, qua devo prendere. Dai, su, vaggiù nella lava. Aspetta che muoviamo lui, muoviamo Denarman, aiutami tu. Eccomi. Aia. Sì, aiutami tu. Ho piato 4 missili in bocca. Dai, dai, spacca tutto. Grazie Denarman, sei nostro salvatore. E vai, po', basta. Costruiamo quello che dobbiamo costruire, perché il nostro amico Lex Luthor. Ok, sbloccare, puoi venire in modalità extra a sbloccare gli extra, in modalità libera a sbloccare gli extra, vabbè. Apri tutto. Oh, e premi. Scusami, eh. Ah, ok. A posto. Spacca tutto. Qua sicuramente con lui non ci possiamo andare. No, va bene, no? Ok. Perfetto. Siamo saliti sopra. E tiriamo giù l'altra leva. Ma vediamo che succede. Dovrebbe uscire il Joker da qua, da qualche parte. Forse ora otterremo delle risposte. No, non mi sembra Joker. Non riesco a capire chi sia. Sta fermo dove sei. No, Superman! Un lupetto troppo cresciuto è scappato dal campo scout, eh? Invece un lavatore. Spettacolo! Dalla cucina del penitenziario. Adesso io affetto le verdure. Meglio per te. Ora torna nella tua cella. Aia! Puoi anche scordartelo, Superman. Adesso tu conosca già. Metallo! È troppo instabile per poter uscire dalla sua cella. Instabile? A metallo! Sì. Il nucleo di Kryptonite non ha effetto su di me. Chiaramente Kryptonite contro Superman. Come renderlo innocuo? Per tutti i fan di DC, di Superman o di Batman o di quant'altro. Da nessuna parte. E tu pensi davvero di potermi fermare? I fan di Superman sapranno che. Ma noi possiamo. La Kryptonite. Wonder Woman, è spettacolo comunque, ragazzi. Flash, tutta la Justice League ci sta. Ci manca Batman, però. Dove è finito Batman? Appunto. Si doveva occupare di un'emergenza. Qui è Harley Quinn, che documenta un altro spassosissimo crimine da manuale. Ed ecco il protagonista assoluto, lui, Joker. Dov'è? Dov'è? Abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini forniti dalla... No, veramente figo, ragazzi, comunque. Cioè, a livello di gioco molto platform, sì, molto basic, però... Un sacco di personaggi ci stanno, l'hanno fatto veramente bene. Qui non c'è! Dai, pasticcino, fa una battuta per i nostri spettatori. Non adesso, zuccherino, ho da fare. Ecco, tieni, prendi. Bello, qualunque cosa sia. Eccolo Batman. Trappola, Joker. Polpettina, saliamo sull'elicottero. Tra l'altro doppiatori ufficiali, mi sa che hanno, dei cartoni animati. Due in un colpo. Niente. Batman è sicuramente il doppiatore originale. È Lanterna Verde. Fa un bel sorriso, Batman. Il tempo vola a differenza di Batman. Qua sicuramente ci sarà lo scandalo degli scandali. Ah, vedi, abbiamo pure Joker. Come faremo ad arrivarci? Ah, ma è semplice, tesoro. Andiamo su tenendo la testa giù. E saliamo in alto mantenendo un basso profilo. Stai dicendo che dovremmo cercare delle... Ammazziamo sti poliziotti. Beh, sì. Ok, andiamo, zuccherino. Perfetto, ragazzi, io direi che ci possiamo pure fermare qui e continuare la prossima volta. Liberiamo sti due cristiani. Un altro poliziotto, aspettate che l'ammazzo un attimo. Voglio provare Harley Quinn.
Mi sembra molto interessante. Ragazzi, il gioco sembra simpatico. Comunque stanno tutti i personaggi di DC, fantastico, nemici e volevo dire buoni e cattivi. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se volete continuare, ci possiamo fare una serie, possiamo fare qualche altro episodio, fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, comunque lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e iscrivetevi a tutti i miei canali social. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto dal vostro Derman. Ciao.